Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Nuova giornata di campionato dopo la sosta per la nazionale. Oggi si gioca Lazio-Atalanta, una partita molto interessante visto che l'Atalanta è una squadra molto competitiva che lotterà anche lei tra le prime quattro. C'è una Napoli-Verona interessante, Juventus-Bologna, una bella partita. Bologna è una squadra che non si arrende mai. Quindi sarà una bella sfida, anche se la Juve è nettamente favorita. Domani poi ci sarà Sassuolo-Inter. L'Inter arriva da due sconfitte consecutive, anche se una in Champions col Barcellona e una contro la Juventus, quindi due gare sicuramente non facili, però appunto si deve riscattare, quindi domani deve portare a casa assolutamente 3 punti. Perché altrimenti il distacco con la Juve poi è inevitabile che aumenti. Ci dovrebbe essere un Sampdoria-Roma, anche se leggevo che è a rischio maltempo. Una Sampdoria che ha il nuovo allenatore Ranieri, quindi una sfida interessante. E poi c'è anche un Milan-Lecce, anche qui il Milan ha il nuovo allenatore. Pioli, che è stato anche allenatore dell'Inter. Vediamo se si riscatterà dopo questo avvio di campionato non positivo con tante sconfitte. Speriamo che il Milan si risollevi un po', perché altrimenti vederlo nelle zone basse della classifica è un po' deprimente, ma sicuramente penso che un po' si risollevi, anche se davvero nutro seri dubbi che arrivi tra le prime quattro. Però magari sicuramente in zona Europa League può benissimo arrivarci. Bene, vi saluto e vi auguro una buona giornata di campionato. Ci vediamo presto. Ciao!